Siamo qui alla Cascina Cuccagna, siamo all'inizio di un nuovo evento che tra poco appunto prenderà l'avvio e siamo in compagnia delle organizzatrici, quindi Paola e Alessandra. Prego, mi dite pure. E sono appunto dell'Associazione Cooperativa Cuccagna, giusto? Tra poco che cosa succederà? Tra poco ci sarà la proiezione di alcuni cortometraggi che riguardano il lavoro e la campagna, il lavoro nella campagna, e sono cortometraggi che arrivano dal Festival di Cinema Rurale Corto e Fieno, con cui collaboriamo da diversi anni, e niente, tratteranno appunto l'argomento di come si lavora in campagna, e la cosa particolare è che si vede la differenza tra come si lavora in certi posti ancora nel mondo, perché questi filmati arrivano da tutto il mondo, e come si potrebbe anche vivere meglio questo lavoro, diciamo, ecco. E proprio l'Associazione Cooperativa Cuccagna di cosa si occupa, come svolge il suo ruolo qui a Milano? Allora, l'Associazione Cooperativa Cuccagna è la prima associazione che ha dato vita al progetto di recupero della Cascina Cuccagna, che è il luogo dove ci troviamo infatti adesso, e adesso questo luogo è di proprietà del Comune di Milano ed è gestito da un consorzio di associazioni di cui anche la nostra associazione fa parte, ed è un luogo dove accadono molte cose, in particolare ci occupiamo di sostenibilità, di stili di vita sostenibili, ma ci sono anche una serie di attività commerciali e poi una serie di progetti di carattere culturale e sociale. In particolare appunto questa edizione che abbiamo fatto di Corto e Fieno per la Civil Week è in realtà un progetto che noi portiamo avanti da tanti anni. Ogni anno qua si fa appunto una proiezione di Corto e Fieno, di questo Festival del Cinema Rurale, presentando i progetti vincitori, perché è un festival annuale, quindi ogni anno facciamo queste cose qua. Quindi, qui che cosa consiste la Civil Week? Qual è il messaggio che volete trasmettere? Allora, noi qua quest'anno abbiamo cercato di dare un focus sulla sostenibilità. Infatti questo era un hub della sostenibilità. È appena finito un altro evento che era a cura di Giacimenti Urbani, che è un altro dei soci del consorzio della Cuccagna, e di ESTA, Economia e Sostenibilità, che hanno presentato dei progetti legati alla plastica, insomma, all'eliminazione della plastica monouso, e un altro progetto che si chiama Un sacco etnico, che invece riguardava appunto sempre i temi della sostenibilità legati al cibo. Questa è la prima volta che partecipate alla Civil Week? Sì, questa è la prima volta e mi sembra che sia partita bene, quindi speriamo che ci sia la prossima volta. Quindi, se la prossima edizione si farà, voi ci saremo. Ci saremo, ci saremo. Allora, io ringrazio tantissimo, tra poco inizierà questo evento, vi invitiamo a partecipare e in linea allo studio.